Harry, ripetimelo. Le nostre voci ascolterai se negli abissi cercherai. Il lago nero. Questo è ovvio. Un'ora sola tu avrai. Ovvio di nuovo. Anche se riconosciamo le potenzialmente problematico. Potenzialmente problematico? Quando è stata l'ultima volta che hai trattenuto il fiato sott'acqua per un'ora? Senti, Harry, possiamo farcela, noi tre possiamo venirne a capo. Detesto interrompere un incontro di cervelli, ma la professoressa McGranit vi vorrebbe nel suo studio. Non te, Potter, solo Weasley e Granger. Ma signore, mancano poche ore alla seconda prova. Esatto. Si presume che Potter sia ormai ben preparato e che gli ci voglia una buona dormita. Andate, subito. Pachok! Perché non aiuti Potter a mettere via i suoi libri? Sai, se sei interessato alle piante, ti conviene leggere Guida all'erbologia di Goshok. Sai che c'è un mago che coltiva, in Nepal, alberi resistenti alla gravità? Neville, senza offesa, ma non mi importa niente delle piante. Certo, se ci fosse in Tibet una rapa che mi permettesse di respirare sott'acqua per un'ora, fantastico. Altrimenti... Non so dirti delle rape, però c'è sempre l'alga branchia.